Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial, in questo nuovo punto. Io sono Teschio81. Negli scorsi episodi abbiamo visto le impostazioni iniziali dell'IRA, l'aggiunta dei personaggi della schermata di selezione. Oggi andiamo a parlare di armi. Per il momento, come dicevo, abbiamo visto appunto come inserire una selezione dei nostri personaggi. Abbiamo inserito appunto i metaumani. Abbiamo deciso di inserire metaumani come tipo di personaggi per questioni di praticità. Abbiamo anche inserito il nostro tasto di selezione e abbiamo creato un widget con la selezione appunto dei nostri metaumani. E che compaiono appunto qua di fianco. Possiamo poi selezionarli, tornare indietro e iniziare una partita appunto e trovarli in gioco. E iniziamo subito con il tutorial di oggi. Andiamo a scaricare delle risorse gratuite che troviamo nel marketplace dell'Epic Game. Andiamo a scrivere Military Weapons. Così andiamo a trovare alcuni pacchetti che so già essere gratuiti, poi ne potete ovviamente utilizzare altri. E come vedete, se andiamo nella sezione free, al momento ci fa vedere questi due, potete utilizzarne uno, l'altro o entrambi se volete delle varianti di armi, perché sono praticamente le stesse armi con delle skin diverse. Quindi possiamo entrare. Il piccolo problema che ha questi pacchetti in generale è la versione. Purtroppo non sono stati aggiornati, quindi per ottenere queste armi, se non le trovate online, dovete appunto scaricarle per la versione 4.27 e poi potete tranquillamente portarle nel vostro progetto attuale. E io le ho già importate nel mio progetto, perché io mi sono fatto un backup di tutte le armi che ho presenti nella mia biblioteca del marketplace e attingo direttamente da lì per far prima. Quindi, una volta importate le armi, aggiungi progetto, le troviamo appunto nel nostro content browser. Io, come dicevo, le ho già qui e già oltretutto tutte suddivise, quindi ho già tutte le armi, diciamo, messe a posto. Se volete fare anche voi questo processo, potete sistemarle e poi continuare il tutorial dopo, oppure continuare il tutorial e poi farvelo in seguito, non c'è problema. Quindi prendiamo. Andiamo dentro la nostra cartella che abbiamo creato negli scorsi tutorial, My Shooter Game, dove è contenuto tutto il nostro asset personale. Qui possiamo creare tranquillamente una cartella per le nostre armi chiamata Weapons oppure All My Weapons. Io ce l'ho già, quindi non faccio altro che trascinarla all'interno di questa cartella My Shooter Game. Qui all'interno di questa cartella appunto potete poi crearne altre e organizzare come più preferite. Questa qui è la cartella che conterrà le nostre mesh scheletriche, e la possiamo tenere qua come appunto abbiamo fatto per la cartella character. Poi invece all'interno della nostra cartella blueprint andiamo a creare i blueprint che servono per portarle in gioco. Quindi creiamo una nuova cartella chiamata Blueprint Weapons. All'interno possiamo creare le nostre sottocategorie di armi che vogliamo equipaggiare, quindi al momento possiamo fare le pistole, rifle, quindi shot, guns, che sono le tre armi che sono previste già in lira. Per il momento iniziamo con queste e poi appunto più avanti vediamo se implementare tutte le altre armi, perché come andiamo a vedere nella nostra cartella All My Weapons abbiamo i fucili d'assalto, le pistole, i vari lanciatori, gli shotguns, le mitragliette e i fucili da cecchino. Quindi possiamo fare con lo stesso sistema che vediamo oggi poi tutte queste armi. Al momento ci concentriamo sulle tre principali e poi appunto torneremo forse in altri tutorial a fare le altre, soprattutto magari per il fucile da cecchino che ha appunto un mirino particolare e magari i lanciatori che potrebbero appunto avere delle animazioni particolari. Quindi abbiamo la nostra cartella delle nostre armi. All'interno di ogni cartella possiamo crearne una per un'arma base: assault rifle base, e qui terremo praticamente la base dei nostri fucili. Quindi quando vogliamo creare altri fucili appunto potremo attingere direttamente da questa duplicando i blueprint che saranno all'interno. Quindi facciamo lo stesso anche per le altre due armi: base
shot guns. Perfetto, torniamo indietro e andiamo alla nostra cartella blueprint. In realtà voi troverete nella cartella content direttamente una sezione weapons. Questa qua è la base delle armi, quindi volendo potremo andare su ogni sezione e creare un figlio. Siccome i figli sono già creati, perché abbiamo già delle armi in gioco che sono diverse dalla pistola, andiamo a trovare questa cartella dentro plugins, che abbiamo già appunto sottolineato, shooter game, content, e andiamo su weapons. Weapon contiene solamente la granata, quindi andiamo su weapons. Qui abbiamo i nostri figli dell'arma principale che abbiamo visto, quindi possiamo tranquillamente copiarli, invece che creare figli li duplichiamo, quindi otterremo lo stesso risultato, e li portiamo nella nostra cartella. Quindi possiamo andare qua su pistols, selezionare tutto, duplicare, selezionare tutte le nostre i nostri file duplicati, li riconoscete dall'asterischio, no? Nel caso aveste già salvato tutto, potete comunque digitare qua il prefisso 2 e vi farà appunto riferimento a questo 2 qui, quindi potrete trovare direttamente anche cliccando 2 le nostre armi. Quindi le prendiamo tutte e le portiamo all'interno della nostra cartella blueprint pistol base. Lo stesso facciamo per il fucile, prendiamo tutto e lo trasciniamo all'interno della nostra cartella. E torniamo nella nostra cartella appunto shotgun. Andiamo su shotgun base. Ok, quindi adesso abbiamo tutte le nostre basi per le armi dentro blueprint weapons, e possiamo a questo punto andare a creare le nostre armi. Quindi creiamo una cartella, appunto, che possiamo chiamarlo rifle A. Poi se volete rinominarlo vedete più avanti. Al momento possiamo anche copiarlo, perché questo nome ora lo utilizzeremo parecchio. Andiamo sulla nostra cartella di base, quindi Assault Rifle Base, selezioniamo tutto e facciamo nuovamente Duplicate. Il prefisso è 3, quindi possiamo mettere anche 3. Selezioniamo tutti i nostri blueprint e li portiamo all'interno della nostra cartella rifle. Ok, ora iniziamo a vedere, poi fate ovviamente lo stesso con le altre armi, vi faccio vedere il procedimento per questa. Poi ovviamente non cambia per le altre armi, ve le sistemate con calma e vi create tutte le armi che volete, quindi anche tutte le varianti, volendo anche le varianti di colore, che poi possono prevedere anche diverse caratteristiche. Quindi se volete fare un'arma oro, appunto, possiamo potenziarla poi successivamente. Possiamo mettere una mappa specifica per vedere alcune cose, quindi possiamo andare sempre nella cartella plugins, andiamo nella cartella shooter map content, nella cartella maps, come vedete se avete seguito i tutorial precedenti sono già sottolineate. Per vedere la mappa possiamo andare qui di fianco nella nostra sezione World Partition, come vedete la mappa c'è anche se al momento è invisibile, quindi possiamo selezionarla, clic e load region from selection. Adesso abbiamo la nostra mappa caricata, possiamo andare a prendere uno di questi selettori di armi
e vogliamo appunto iniziare a sostituire la nostra arma e deve essere basata su questo selettore che poi ovviamente andremo a impostare nei dettagli, nelle impostazioni. Per fare questo, come facciamo? Andiamo nelle nostre armi e iniziamo a sostituire tutto quello che serve. Rifle A, andiamo appunto a prendere il nostro pickup database che fa riferimento a questo selettore e dobbiamo iniziare a vedere i dati che richiede. Prima cosa che da fare, ancora prima di questa, come dicevo, è iniziare a rinominare tutti i nostri materiali per ogni arma, perché almeno quando li andiamo a cercare li troviamo nella maniera corretta e non fanno confusione appunto con i nomi che sono già stati dati, anche se sono stati cambiati, però appunto conviene rinominarli tutti. Quindi io metterei un prefisso standard, quindi blueprint invece che solo B, e possiamo aggiungere con CTRL V quello che abbiamo selezionato prima, blueprint rifola. Questo qui è il nostro fucile che poi ora andremo a cambiare. Facciamo lo stesso con tutto il resto dei blueprint. Una volta rinominato tutto, fate attenzione appunto magari a lasciare qualche dettaglio in più nei nomi, quindi damage, rifle auto, fire, eccetera, eccetera. E andiamo appunto a modificarli. Come dicevo, quindi iniziamo da il nostro pickup, apriamo tutti i dati che ci servono e andiamo a modificare tutti i parametri che abbiamo selezionato e rinominato. Quindi il primo parametro che ci chiede, come vediamo, è una display mesh, cioè una static mesh, quindi noi dobbiamo crearla se non l'abbiamo perché appunto il nostro pacchetto probabilmente non lo prevede. Quindi andiamo nelle nostre armi, andiamo nell'assault rifle A, apriamo la skeletal mesh, qui possiamo andare direttamente su make static mesh, possiamo al momento anche metterla un attimo su content, la rinominiamo come static mesh, CTRL V, rifola, save. Static mesh che troviamo qui dentro il nostro aside assault, che è il nostro pacchetto base. Ok, eccola qui. Quindi questa qui possiamo selezionarla e andarla ad inserire. E abbiamo qui il nostro fucile. Seconda cosa che possiamo fare, sempre CTRL V, andare a selezionare il nostro ID rifola. Una volta selezionato lo andiamo a prendere e lo modifichiamo. Questo dobbiamo farlo per tutte queste voci, quindi dobbiamo modificarle una per uno, più o meno a seconda di quanto vogliamo che il nostro fucile sia personalizzato. Apriamo tutte le nostre voci. Allora, per esempio possiamo partire dal reticolo. Il reticolo in realtà va bene quello di base, però noi l'abbiamo già rinominato, ce l'abbiamo, poi successivamente volendo possiamo anche andarlo a cambiare, quindi mettiamo direttamente il nostro. Quindi reticolo, refola. Quello che dicevo prima, mantenete alcuni dettagli nel nome perché sennò poi ve li perdete. E questa sezione l'abbiamo sistemata. Andiamo a sistemare anche la skeletal mesh. Quindi assault rifle A, nome display possiamo mettere rifle A. Qua direi che possiamo al momento lasciare così, praticamente questa è la sezione in cui diciamo quanti proiettili deve avere nel caricatore e in canna a disposizione, insomma. Quindi al momento questo lo lasciamo così, poi magari vediamo nei prossimi fucili, però come vi dicevo abbiamo selezionato già delle basi di fucile d'assalto, shotgun e pistola appunto perché vogliamo avere alcune impostazioni già pronte. Quindi questo lo lasciamo così com'è, questo qua possiamo lasciarlo così com'è, il width rifle invece lo dobbiamo cambiare,
Quindi andiamo a selezionare il nostro, come abbiamo fatto prima, lo andiamo a cercare e lo modifichiamo. Andiamo praticamente a modificare solo quello che ci viene richiesto specificatamente. Il resto ci va bene di base com'è, quindi non lo andiamo a toccare. Quindi la location al momento la lasciamo così, poi vediamo come viene posizionata l'arma. Gli diciamo che quando deve spawnare l'attore, deve spawnare il nostro fucile, deve essere attaccato al weapon R, che quindi è il socket che riguarda appunto lo scheletro di dove è attaccata l'arma, quindi sarà attaccato ovviamente alla mano destra e il socket sarà rinominato weapon R per chi non è pratico appunto. Funziona così, poi magari lo andiamo a vedere se c'è bisogno anche di modificarlo un attimino. E andiamo a cambiare anche la nostra istanza e la nostra abilità. Quindi Ctrl V la selezioniamo e qui stessa cosa, Ctrl V la selezioniamo e ora ovviamente dobbiamo aprirle entrambe per andarle a modificare. Quindi le andiamo a prendere, qui abbiamo il data A. E qui abbiamo anche la nostra istanza. Nell'istanza in realtà c'è da cambiare molto poco perché basta leggere comunque qua di lato tutte le varie caratteristiche, possiamo andarle poi a modificare come preferiamo, ma al momento non ci serve nulla. In questa sezione magari se facciamo giusto il lanciarazzi può essere che dobbiamo cambiare più avanti le animazioni perché altrimenti terrebbe il lanciarazzi come il fucile. Per il momento io direi che non cambierei nulla, quindi andiamo avanti, se dobbiamo tornare ci torneremo poi in futuro. Invece nel data asset andiamo ad aprire tutte le voci e vediamo se c'è qualcosa in particolare che va cambiato. Direi che abbiamo questi tre elementi, quindi possiamo cambiare anche questi tre elementi e andare a sua volta poi a vedere cosa modificare anche in questi tre elementi. È tutta una cascata di informazioni, purtroppo sono molto incastonate e bisogna girare un pochino, cercare e sperare di non perdersi nulla. Comunque si può sempre tornare indietro e andare a rivedere le sezioni. Quindi qua ci chiede il fire, quindi weapon fire auto, quindi selezioniamo reload. L'auto reload mi sa che non lo abbiamo, ma forse questo, ma io credo che vada bene anche quello base per il momento. Andiamo a vedere poi se è appunto questo, perché non vorrei che questo auto fosse diverso, quindi lo lasciamo un attimo così com'è, non lo tocchiamo. Abbiamo impostato quindi l'istanza, il data asset, il pickup, il width, questo non serve che lo impostiamo, e queste qua le impostiamo poi semmai più avanti se abbiamo bisogno appunto di danni differenti o situazioni differenti. Quindi andiamo a mettere la nostra arma nel nostro blueprint, lo apriamo. Andiamo su Skeletal Mesh, possiamo vederla qui ovviamente dal viewport, e andiamo a sostituirla con il nostro Rifle Up. Eliminiamo anche il materiale, quindi clicchiamo su questa freccetta. Salviamo, ora devo un attimo aggiornarla, quindi probabilmente dovremo chiudere un attimo il blueprint e riaprirlo. Ok, infatti come vedete qua l'ha già aggiornato e se andiamo su viewport abbiamo la nostra arma. Al momento l'ultima cosa che resta da fare appunto è portarla in gioco, quindi se noi andiamo su il nostro Expanse, selezioniamo il nostro espositore, andiamo nella sezione dettagli, andiamo a cercare la nostra sezione pickup e aggiungiamo il nostro rifle up e come vedete compare. Ora facciamo una piccola prova e vediamo se funziona tutto, se c'è appunto ancora qualcosina da cambiare. Andiamo a vedere l'espositore con l'arma che abbiamo sostituito, eccola qui. Direi
direi che è forse un po' da centrare, ma per il momento va bene, poi basta appunto andare a cambiare qualche piccola impostazione. Se la prendiamo, la cambia e ce la impugna perfettamente. Ok, possiamo anche mirare e come vedete abbiamo anche la nostra arma. Ok, per questo primo tutorial direi che è tutto, quindi abbiamo visto che abbiamo il nostro personaggio personalizzato, abbiamo il nostro spawn con le nostre armi personalizzate, come dicevo potete poi selezionarne diverse, crearne diverse e utilizzare questi espositori per portarle in campo e possiamo appunto utilizzare anche le nostre armi, ora non vediamo appunto nemici perché abbiamo disattivato i bot, ma possiamo appunto uccidere anche i nostri nemici. E come dicevo, per questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio e grazie a tutti per aver visualizzato il video.